Ok, perfetto, ci siamo, siamo in diretta, amici di Ciocomo, buongiorno. Il nostro tour oggi vi fa vedere un qualcosa che, insomma, credo sia difficile da raccontare. Cerchiamo di raccontarvelo perché è bellissimo il posto dove ci siamo. Siamo molto, molto fuori dalla realtà cittadina, diciamo così. Siamo in montagna, siamo sopra erba, siamo con la nostra amica Betty che è venuta questa mattina a trovarci. E con Angelo Garofoli, buongiorno Angelo, buongiorno. Ma Ciao. ci sono anche delle ragazze che sono arrivate fino a qui a piedi alla Croce Pessina. Allora, Betty, sei tu la padrona di casa, spiegaci e andiamo a vedere anche il paesaggio. Posto pazzesco, veramente non l'avevamo mai visto. Così in alto forse non siamo mai saliti. Quanto è alto, E quanto Angelo? è alto, Bono? 870. Quanto? Sotto i 900 Sotto i metri. 900 metri, va bene, allora perfetto. Croce Pessina, siamo sopra erba, amici, il paesaggio è molto... Eccola qui, la croce. Poi c'è anche la campana, Angelo, anzi, Angelo, facciamo sentire, anche se non è mezzogiorno, il suono della campana, perché è una delle caratteristiche, insomma, Angelo Garofoli, eufemino del comune di Erba, premiato per Creatore del creatore... fantastico presepe. Eccola qua. Campana, campana della chiesa di Crevenna. Di Crevenna, poi Angelo e l'esperto. Io oggi sono solo venuta per... Sono Barinatta, vedete la mia maglietta, l'ha fatta sempre Luca Nava. È sotto Crevenna, la frazione di Crevenna, e se la vedete così in ordine, così pulita, così Ops. tenuta bene, dobbiamo dire grazie a Angelo che è riuscito sempre a pulirla e poi comunque a far nascere questo amore per la montagna in alcuni ragazzi crevennesi. Infatti loro comunque vengono, puliscono, tengono in ordine, poi vabbè, qualcuno butta la bottiglia di plastica, adesso la raccogliamo, non importa. Questo è il nostro altare, e sull'altare mi sembra di vedere un Don Piero a me, che è il prete che è stato a Crevenna per tanti anni, ma anche Don Ettore è innamorato di questo Il luogo. parroco di Crevenna, che l'abbiamo visto prima, che appunto è assolutamente innamorato di questo luogo, viene visitato tutti i giorni a piedi. Allora, diamo anche un'indicazione importante a chi ci sta guardando in questo momento, amici di Ciocomo. Ecco sì, siamo ritornati allora in diretta, vediamo il problema con la connessione. Vi faccio vedere intanto la Croce Pessina qui sopra Erba, vi faccio vedere il posto meraviglioso, sotto di noi c'è la Brianza, c'è un po' di nuvole ovviamente oggi, quindi non si riesce a vedere bene. Questi sono i laghi della Brianza, sotto di noi c'è la città di Erba e c'è ovviamente parte della Brianza e noi vediamo di spostarci qua con... Ora a parlare da qui, dalla Croce Pessina. Parola Vieni, a Angelo. Angelo perché lui la conosce benissimo e in più ve la spiega in dialetto. In dialetto, Angelo, Che è spiegacela in dialetto. bellissima. Marco, la storia della croce è una storia Parla in antichissima. dialetto tranquillamente, non No, ti questo qua è in preoccupare. italiano perché sono andato a scuola fino alla No, lo so, ma quarta. non volevo metterlo in dubbio. No, due parole sulla croce che ha origini antichissime. Non sappiamo la data, la prima croce in che anno, ma pensiamo che dei racconti dei nostri avi, più o meno di sicuro questa croce ha sui 300 anni come tradizione. Però probabilmente si può andare anche indietro molto di più all'epoca di San Carlo, però non siamo sicuri. La croce che prima era di legno, poi nel 64 è stata fatta in ferro. Abbiamo E rifatto lì, questa. ascolta, c'è anche il Vangelo, I giusto? Il quattro Vangelo. I evangelisti, quattro sì. Perché evangelisti, esatto. tutta la croce, tutti i segni hanno un significato che non sto qua a spiegare perché viene troppo lunga, ma non è stata folcloristica. Ogni segno ha un segno particolare che Ok. riguarda il Vangelo. Perfetto, molto bene. Angelo, un'altra cosa, allora, che mi dicevi è anche spiegare come La avete storia della portato. Qui campana. avete portato la campana presa dal campanile di Allora, Crevenna. bisogna dire, quando c'era Don Valerio per problemi di sicurezza, per problemi di peso, è stato cambiato il concerto. Cambiando il concerto hanno diminuito di una trentina di quintali. Logicamente sono state rifuse.
E questa qua che era la quinta, il campanone, non è stato più utilizzato, no? E si pensava ad un valore parrocchia, difonderlo e tenere una targhetta in parrocchia come ricordo, no? Però non tutti erano d'accordo, no? Allora si cercava un posto dove posarla e dopo tante, tante discussioni, no? Discussioni, ognuno diceva la sua, no? Un estraneo, no? Un estraneo ha detto: ma perché non la portate alla croce? Ed è stata portata qui alla Allora Don croce, Valerio, l'idea di portarla alla ovviamente con croce con l'elicottero. l'elicottero, sì. Ovviamente, ecco, infatti anche Maura dice che posti molto belli, luoghi da scoprire. E poi magari dopo Betty dobbiamo dare due indicazioni per come raggiungere Certo. la Croce Pessina, perché non tutti lo sanno, io me compreso, devo dirlo che non è che lo sapevo, però qui la vista è veramente mozzafiato. Peccato c'è un po' di Moschia. foschia oggi. Qui si vedono tutti i laghi, giusto, Non Betty? solo. Allora Marco non ci crede, deve tornare quando c'è il sole da Appennino Tosco Ma no, Emiliano. dai, non ci credo, È addirittura. verissimo. Angelo, tu mi dicevi si vede l'Appennino, ma come si fa a vedere Su, l'Appennino? adesso non si Vabbè, vede, adesso ma non si vede, non oggi si va bene, vede ok, va senza bene. Andiamo problemi. sulla fiducia, va Sì, bene. senza problemi, dai. Perfetto. Come si raggiunge Croce Allora Pessina? si parte da Crevenna. Crevenna? Crevenna è Caput Mundi, naturalmente. Tutte le strade partono da Crevenna. Si sale, si Crevenna, arriva, frazione di erba, eh. frazione di Erba. Erba, provincia di Como anche Sì, diciamolo, perché ecco, esatto. comunque si arriva, si cerca il parcheggio, non è tantissimo, oppure si può partire anche da Erba, si arriva alla chiesa di Crevenna, si sale verso l'eremo di San Salvatore, ma vale comunque una visita, e poi ci si passa sotto al Sasso d'Erba, che è una Ah, strada di di roccia, roccia, è vero. e si continua a salire. Praticamente noi siamo proprio in cima a questa montagna, ma le indicazioni si vedono, ci sono sul sentiero. Ecco, poi chi ama la montagna lo sa, è una passeggiata abbastanza impegnativa. Impegnativa, eh. Ecco, è abbastanza ripida, i sassi purtroppo un po' in alcuni punti si muovono, quindi chi viene deve essere abbastanza attrezzato, cioè che non è che serva chissà che cosa, però delle scarpe comode da Perfetto. montagna, non Vi come io. rifaccio vedere allora. Di Angelo, Vieni sì. Angelo, vieni qua e così chiudiamo il nostro appuntamento. Bel racconto, dice Anna Rosa, sicuramente è un bellissimo racconto quello che ci ha fatto il nostro amico Angelo. Ciao anche a Pinuccio. Ecco, Ma qui il siamo. meglio sta per venire, Il adesso meglio sta per guardate, venire. davvero. Prego, dici. Allora Marco, quando abbiamo portato su questa croce, abbiamo fatto che è un racconto così, è un po' che contorto, Sì, dimmi, dimmi. che parte da Crevenna. Branca Sopari-Dossur, la Canoa, la Capeleta, San Salvador, la Derta da San Salvador, Uccipilleros, la strada dalla Dara, Parnadente in Canee, Uccet di Michè, che è la palestra, i Trisul, il Crouton in Da Campustejà, il Pra di Rousset, il Zapelon, la Culmaneta e il Pra Buarela. Perfetto, tutto bravo, bravissimo, Fischieni Angelo. set che passa, prendo arrivando che te metti giù, signor. Quanti anni è che sta che? Boh, non si ricordo un più se è la terza o la quarta volta che io sono mettato in pe. Ma si ricordo un pulito quando il dì dall'ascensione col curato veniva un suo in funzione. E ti pregavo per far ricordare che te un metti che per prudeci pra, il leucarà, il furmen, che ormai è che ho buon mese. E un magen che tanto il mariuava, e ti pregavo anche a lui insieme alla casina, la vacca, il boi, la manzetta. La mia papà fu della scienza. In sci besti partò l'anda fin, era mia senza. Questo è il racconto, giusto, del perché poi la croce è stata messa qui, Esatto. giusto? Per proteggere, per aiutare. E tra l'altro, ecco, una cosa molto importante, mi diceva Betty, durante il lockdown, marzo-aprile, in questo da raggiungere, ma come vedete le ragazze lì ce l'hanno fatta, due di loro ce l'hanno fatta, è venuto qui Donetto la messa, giusto Angelo? Esatto. Per chiedere, diciamo Una così, grazia. agli erbesi, ovviamente, per proteggere gli erbesi, giusto? È questo il senso? E un po' ci Un pochino, sì. La faccio, dice Elena. No, ce la fai poco alla volta, ti fermi, non è che devi fare una corsa, eh. Uno può metterci 1 ora, 2 ore, 3 ore, ma quando arrivi qua, vedi delle cose che veramente ti lasciano senza parole. E in effetti è proprio così. Facciamoglielo finire il Finito il racconto. racconto, Angelo? Allora, signor, alzi anche a noi un caffè mio troppo a casa. Se mi arrabbiavo,
perché sta cadota tra chi tem là da che ho da fermà per contentac perché quando io su vorrei un'acqua quando io l'acqua vorrei un mulvin quando io al vento vorrei una neve e se per più cava mia i cudi vite e verzi giravano via signor noi a chi tem là per una la terra te la lauraum e c'è la fin da giugno tutti i luoghi te induraum ma te se parli sul pensiero la sa scappò via la tempesta che la triava giù di cos. E poi furmente il macarava insieme ai fiori da strinciru. Era da giorce padre dell'intera. In sceso dal zir dalla senta si slungava la pel dal ventar. E i passar già urla. E un'unica fa festa, besche i barbis pungevano più. Signor, adesso la terra la tengo non in diman, se ne fa padron. L'inconsciata che come un libro con i pagini strepai riscancella. Noi vorrei un salvato operà, ma da par noi se mia buon, insieme vorrei un tuo segno, assumi a me, slunga giù una mano. Questa è la sua risposta. Quanto è stretta la porta e angusta la via, e quanti pochi sono quelli che trovano. Giri in tre poi più e poi meno 2.000 pagine. Se ruvedei e se beciari me segni, è sempre quei. Ma in tanca sfoglio fin re, lamentevo smia con quel che vivo. Avevo fa cur, assalto fi pagin. E me va disi, par di che con più sei a curuf, con più sei va ben set. Par di me, quando mi sfilza giochei in mezzo a scurzon, vipare e aspar, con la pagura che avevi, che con la molde d'inco dove spia, assumia lamentà. Sauro, supposta me che a crea. Signor, al senca ta sei state che a crea. Ma sale per quella anche a noi, se mi sta qui con le mani in saccoccia, qualcosa in fa, cioè crea i danni, la superbia. E in più che mi è in alto opera, allora te mi inciudo là, sono tutto da lei in bel fra, con la scusa da mia faccia brisica, giù. Aspetta che lo spieghiamo perché stiamo, magari quelli che ci stanno guardando in questo momento stiamo spiegando proprio la storia della Croce Pessina. E i nostri amici dicono che non c'è bene la connessione, questo mi dispiace, però la stiamo facendo con Angelo Garofoli, Eufemino del comune di Crevenna di Erba. Volevi aggiungere ancora? No, l'ho spiegato perché magari uno Il diceva, finale. ecco, fai il finale e poi suona le campane e chiudiamo. Ecco. Da sul rio A, E che era inchiodato sulla che ho croce. sulla croce, che mi è in alto operare, ora se infatti mi inciò da là sotto da lei in bel fra, con la scusa da mia faccia brisica giù. E fin qua, con la nostra poca fessa in che, te in terra ti toccheremo e neanche più. E i bes, invece da piatto, un pater per noi, perché Marco sa guardare un gioco venda di signor, per tutti i palandri di questo mondo, che alla fine non si è da tutto ricciuto, che diritto che non è innanza di strö quel che te fa te? Perfetto, basta, chiudiamo, suona la campana e chiudiamo. Grazie Ma Marco. grazie a te Betty di averci portato qui, brave ragazze che sono venute qui, brave, chiudiamo così. Cannone di Como di mezzogiorno, ma è la campana di Crevenna con la quale vi auguriamo il buongiorno qui dalla Croce Pessina, luogo pazzesco che abbiamo visto. Grazie Angelo, Grazie a te. grazie Betty, Grazie mille. grazie.